Amici di 422race.com, un saluto da Fabrizio Corgnati, sono qui con il nostro Roberto 50 che è reduce da una gara molto particolare, il Pirelli Star Driver Challenge, che ci ha visto protagonisti come sito al Motor Show di Bologna. Roberto, spiegaci quello che è successo. Sei giornalisti insieme ad altrettanti piloti selezionati da Pirelli per questa sessione di prove libere che ci ha visti co-driver, poi dopodiché si è svolta la manifestazione nei termini usuali, cioè quindi gara diretta, incontri diretti ad eliminazione. La vittoria è di fatto andata per la gara dei giornalisti a Paolo Bellodi, che è uno di noi, e mentre invece per i piloti al pilota che seguivo io, che aveva fatto il terzo tempo nella gara dei giornalisti malgrado la penalizzazione di ben 70 kg che aveva la differenza di peso tra me e Paolo è piccolino, è giornalaio, mentre invece sono edicolante e molto più presente, diciamo, corpulenza. Insomma, è stata una bella esperienza. Noi di 422race.com alla fine ci siamo aggiudicati entrambe le gare, come dicevi, ma raccontaci un po' come hai vissuto i momenti a fianco di Evans. Beh, allora, girare a una macchina da 170 cavalli, quella che usavamo, sicuramente non un mostro di potenza, però guidata davvero con grande maestria. A me è piaciuto molto. Come pilota si è adattato molto velocemente al tracciato, però è abbastanza inevitabile. Ricordiamo che lui è arrivato secondo nel campionato inglese proprio di rally, per cui voglio dire, stiamo parlando di un pilota che evidentemente è abituato a correre su superfici ben più improbe di quelle del Motor Show di Bologna. È inevitabile che si sia adattato velocemente, dicevo, i salti, in particolare uno che è prima della rampa a salire, non era particolarmente significativo, poi soprattutto sviluppando velocità anche relative, non è che salti 70 metri, tanto per te non è il rally di Finlandia piuttosto che queste cose dove veramente fai dei saltoni. Molto bello, sterrato, sicuramente i traversi e quant'altro si sprecavano davanti al pubblico, però ho avuto il tempo anche di salutare le tribune, cioè tanto per intenderci, dall'interno dell'abitacolo era decisamente tranquillo. E poi invece nel backstage stavano lavorando in maniera assolutamente presente Luciano, i vari uomini della Pirelli, che adesso tu ci andrai a raccontare. Beh, allora innanzitutto Mario Isola, che direi che è stato un po' il papà, cioè no, papà è sbagliato dirlo, in effetti è stato il maestro di cerimonia di Pirelli, che presente, ricordiamolo, poi è responsabile dell'attività sportiva GP2, GP3 e Formula 1 anche, e soprattutto WRC anche per Pirelli appunto. E poi Laura Bartoli è stata l'anima, diciamo l'intermediatrice tra noi giornalisti e proprio la casa, cioè Pirelli appunto. Non dimentichiamo tutti i ragazzi che hanno lavorato per stallonare e mettere a punto le gomme per la manifestazione, e soprattutto Luciano che guida, vabbè, tu sai come si chiama il camion, no? Il Comet, che è quello sacro di Pirelli. Luciano Cigarini, che ha nel Comet, ovvero l'hospitality della Pirelli, un po' la sua seconda casa. Insomma, Evans, è stato un bel evento, allora, e ancora Evans, una volta noi siamo stati assoluti protagonisti. Direi proprio di sì, e devo dire grazie ancora a Pirelli, grazie anche a OMP come sponsor tecnico che ha fornito poi tutte caschi. Direi che forse è davvero tutto. A questo punto, alla prossima edizione del Motor Show con altri giornalisti, abbiamo avuto Toscavi, abbiamo avuto tanti altri testati.